un concorso che va a valorizzare le giovani menti, quindi nuovi progetti per una nuova tecnologia. Esattamente, abbiamo inteso dare espressione a chi si voleva cimentare in un concorso di progettazione, in un concorso di idee, sfruttando quello che sono i nuovi valori del modo di costruire, che sono quelli dell'ecosostenibilità e del far costare meno degli edifici pur mantenendo qualità e rispetto dell'ambiente. Ecco, abbiamo visto appunto tanti giovani che si sono cimentati, diciamo, con questo materiale. Ecco, possono un giorno avere magari l'idea di sorgere in città a Mantova questi progetti o rimangono, diciamo, a livello accademico? Ma in città Mantova questo non glielo so dire, sicuramente per questi progetti abbiamo già avuto delle richieste sul territorio nazionale, poi se sarà ci sarà qualcosa anche a Mantova bisognerà vedere negli imprenditori mantovani se ci sarà questa volontà, io lo spero. Questa tecnologia è quella che ha un futuro per tutta la nostra terra, perché noi vediamo in questi giorni le polemiche sul nucleare che ovviamente sono giustificate, quindi a mio parere non ci sono che due soluzioni: una è di ridurre i consumi e questa è la direzione per farlo, cioè l'uso di queste tecnologie, e l'altro è di incrementare l'uso delle energie rinnovabili e produrle dove si consumano, là dove si consumano. Quindi tutto quello che riguarda ricerca per l'uso di materiali che sono ecosostenibili e che risolve il problema dei consumi energetici è il futuro di tutto il mondo, insomma, quindi ben vengano iniziative di questo genere per i nuovi edifici, ma anche molto per gli edifici esistenti, perché non dobbiamo dimenticare che dobbiamo risolvere questo problema anche per gli edifici esistenti, per i centri storici che hanno necessità di migliorare la loro qualità, come dire, energetica, però ci sono le difficoltà di preservare il patrimonio per i valori che ha. Questo riguarda gli centri storici, ma riguarda tutti gli edifici che hanno un valore anche nelle nostre campagne, nei nostri paesi, insomma.